Il Brunello è la fase di perfezione e di conclusione di una cultura vinicola che sprofonda nei secoli. Per cui a Montalcino il vino è parte del tessuto vitale e della storia di un intero territorio. Noi produciamo Brunello dal 1892. Il Brunello della Fattoria dei Barbi è un vino estremamente tradizionale, però, come tutte le cose della Fattoria dei Barbi, è un matrimonio fra la migliore tradizione e la più moderna tecnologia. Noi siamo assolutamente tradizionalisti per quanto riguarda l'uso assoluto del solo Sangiovese, da cloni, ove possibile, di Montalcino. Però abbiamo anche adottato le più moderne tecnologie, come l'uso del ghiaccio secco per raffreddare le uve in arrivo, per garantire la massima igiene e la massima qualità in tutto il processo di fermentazione e di affinamento del vino. Sono circa 500 fra botti e caratelli di varietà e varie dimensioni che si spargono fra le stanzette della fattoria in un clima perfetto e servono ad affinare il Brunello. Noi siamo sempre stati sostenitori della tradizione del legno a Montalcino e delle botti medio-grandi, perché il Brunello è un vino particolare. La botte media che stiamo usando ora quasi tutti è il risultato di una lunghissima serie di esperimenti che si è protratta nei secoli. È la botte ideale per il Brunello. Questo è un po' il cuore della nostra cantina, questa è una stanza che è stata usata per vinificare da fine Settecento per tutto l'Ottocento. È stata poi mantenuta attraverso i decenni e tuttora contiene tutte le nostre annate più vecchie, vini dal 1870 fino ad oggi, una collezione che probabilmente è unica in Italia. Noi inventeremo, inventiamo vini di fantasia, vini nuovi, ed è necessario che questi ci siano. A fianco a questi ci sono quei vini che hanno fatto la storia del vino e un pezzettino della storia d'Italia. Fra questi c'è il Brunello di Montalcino. E noi alla Fattoria dei Barbi abbiamo scritto molti capitoli di questa storia. La nostra etichetta del Vino del Fiore, ad esempio, questa bianca, è un'etichetta che fece mio bisnonno a fine Ottocento. Mio bisnonno era un rettore universitario che si divertiva a fare vino e a fare anche grafica e ha disegnato alcune delle nostre etichette, fra cui quella del Vinsanto, che è veramente bella. L'etichetta blu che usiamo invece è stata fatta dal designer Zani, uno dei più famosi designer del periodo fra le due guerre, che l'ha realizzata nel 1956 e con un'idea piuttosto singolare. Ci sono tante etichette nel mondo del vino, nessuna è blu. E allora disse: vogliamo fare una cosa che si noti immediatamente, che sia diversa da tutte le altre. E così nacque la nostra etichetta blu. Paradossalmente, noi qui abbiamo sviluppato un grandissimo vino italiano nello stile suo proprio e questa grande creatura si è rivelata ideale per i mercati internazionali. Non abbiamo seguito il gusto degli altri, abbiamo esaltato il nostro e questo si è rivelato vincente su tutti i mercati del mondo.